Quando c'è stata fatta la gara per Valerio Vista, era venuto Nico Canfa assieme all'ingegner Sirito. Abbiamo visto che il modello e hanno detto: noi facciamo la progettazione, ce lo fai un modello che faccia vedere come si supporta la nostra decisione? Io te lo faccio il modello. Fine della trasmissione. Abbiamo costruito, abbiamo studiato, abbiamo ricercato per trovare il modo come costruire un modello generalizzato. A questo punto, se vuoi un'applicazione, io te la faccio. Tutte le responsabilità delle decisioni sono tue. Io ti faccio vedere quanti veicoli passano in un'ora se fai un certo modo. Questo è la lavagna. Mi pare che dobbiamo però prendere atto del fatto che non esiste un'università di Savona. Esiste l'università di Genova. A Savona c'è un ramo particolare, vabbè, che non esiste a Genova, e quello domina praticamente le altre opzioni sono deboli, non agiscono sulla città. Io dico, cioè, abbiamo bisogno anche di filosofia di lettere, perché purtroppo in questa città non si riflette sul futuro della città, sui grandi temi, si parla di sviluppo sostenibile, si fanno delle politiche che sono tutto il contrario. No? C'è un problema della casa di un certo tipo e si fanno quelle che qualche imprenditore, no, che fiuta un affare, decide di fare. Poi si chiede all'università se la cosa è fattibile. Cioè, si chiede dopo, non si discute prima, sulle grandi questioni del sostenibile dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista ecologico. Ma c'è bisogno anche di molta filosofia, diciamo, nel senso buono della parola, non filosofia come perdita di tempo, no, per discutere del sesso degli altri. Purtroppo mi pare che l'Università di Genova sia poco presente e la città sia piuttosto sorda. No, chiedo scusa, non credevo di aver chiarito questo punto quando ho risposto a De Rosi. Sì. Il problema è, se voi mi chiedete che cosa crea occupazione, io devo dire che ingegneria crea occupazione e lettere crea disoccupazione, non me lo può contestare questo. Ma come ho detto prima, i saperi accademici hanno tutti la stessa dignità. Bisogna vedere che cosa possiamo spendere, cosa possiamo investire per fare una cosa piuttosto che per fare un'altra, è tutto lì. Perché se investiamo in maniera uniforme su tutto quanto, avremo tanti bravi letterati, ma non avremo i quattrini poi per metterli a posto una volta che sono laureati. Questo è il punto. Poi la dignità degli studi accademici. Mi guardi Dio dal pensare diverso che non sono tutti allo stesso livello gli studi accademici. Io ho il massimo rispetto per tutti i colleghi di qualunque facoltà. Il problema è l'impiego delle risorse. Cioè, abbiamo ancora una domanda e poi dobbiamo... Ma più una domanda e una piccola constatazione. È una piccola constatazione ricordando l'entusiasmo con cui si era partiti al suo tempo quando appunto la realizzazione di questa... Allora la chiamavamo l'Università di Savona, un po' pomposamente, eccetera, aveva creato un grande entusiasmo. Perché? Perché era considerata, diciamo così, una realizzazione che avrebbe fatto sistema con tutto il complesso, diciamo così, dei comparti produttivi e gestionali della città e con tutto il sistema delle scuole superiori savonese, perché così doveva essere tutto l'insieme delle cose. Adesso io non so, perché non sono dentro a quel settore lì, se la città ci ha creduto poco, se non ci ha creduto niente. Dai dati che sono stati portati questa sera non c'è tanto da entusiasmarsi, no? Perché effettivamente non risulta. Se i dati, come tu dici, devono essere quelli, e se i dati sono quelli, non risulta. Il problema è che se questo entusiasmo viene meno, come sembra, tutti ne soffre tutto il sistema che avrebbe dovuto attorno a questo progetto regolare svilupparsi. Ad esempio, a me ha colpito come una persona che da 30 anni sono nella scuola di livelli, scusa l'università, non lo dico ancora fa, mi ha colpito il decremento degli studenti savonesi. Ma sono tipo trattata, io parlo per esperienza personale e devo, per esperienza personale, io ho una figlia, nella classe di mia figlia i ragazzi non sono neanche potuti andare a Savona a Genova a fare lo stage di una settimana, così era programmato, perché l'insegnante
di matematica, io testimoni qui presenti, l'insegnante di matematica non l'ha concesso, ha detto no, che assolutamente non era il caso, avrebbe lasciato andare due ragazzi che volevano fare medicina e ha sconsigliato di fare ingegneria, e ha sconsigliato, e io lo dico pubblicamente perché posso testimoniare e qualcuno qua presente lo sa. Quindi gli insegnanti di Savona, del liceo scientifico anche posso dire. Il problema è quello che allora, se così se sta citando, allora, ci crede, deve riflettere su dati di questo tipo. E le dirò di se più. Dopo, quant'è che quasi 20 anni. Se in 20 anni il risultato è che i savonesi sono scesi di numero, e quindi vuol dire che, non lo so, o piace di più l'estero, quanto domani, cioè nessuno vuole stare a studiare a casa sua perché gli piace di più andare a Genova, a Milano, a Torino, a Firenze o chissà dove. Oppure se perché non ci credono, non lo so. Oppure perché vedono che c'è il disinteresse da parte della città. Però il dato su cui bisogna riflettere, uno dei dati è questo decremento in 20 anni dei savonesi. Scusate, se solo in percentuale, scusate, quindi in fatto. Scusate, dobbiamo interrompere. Perché uno dei problemi di Renate era per non farle andare avanti. Mi sembra che abbia dato nettamente il segnale che è un problema. È un problema non solo i dati, ma anche l'impressione che abbiamo, cioè di non avere evidenza. D'altra parte vediamo che il potenziale è notevole, questo invece è l'aspetto positivo. Allora, quindi questo, abbiamo imparato questa sera, e questo fa parte quindi del bagaglio che stiamo attrezzando di settimana in settimana. Trailer sulla prossima settimana. Allora, prossima settimana noi abbiamo presentato il relatore è la signora Rispoli, la qualità dell'ambiente, il confronto tra Savona e le altre città. Cioè, noi ci siamo posti questo problema. Quando Grillo ha inveito contro il presidente della provincia, il presidente della provincia ha risposto sui giornali, dice: noi siamo bravi, siamo ottavi, dodicesimi, quaranti, settesimi. Ogni tanto noi troviamo che c'è un uomo politico che tira fuori un dato delle queste classifiche che ci sono, eccetera, che siamo quinti, sai, come se fosse merito suo. Allora, sarebbe molto più serio che loro prima delle elezioni dicessero: Savona è diciassettesimo, io faccio il presidente della provincia e la provincia la porto al tredicesimo. Questo sarebbe più serio, secondo me. Però sarebbe soprattutto importante capire questi indici che cosa misurano, che qualità della vita è, sono veri indicatori, quanti di questi indicatori sono semplicemente autodichiarazioni, e che quindi poi, perché vi ricordo che il verde a Roma, diciamo, a Roma c'ha tanto il verde per il cittadino, ci ha messo nel verde la tenuta presidenziale di Torbaianica, di Castello Branziano, cioè dove non può entrare nessuno, nemmeno i carrozzieri, i cavalli, cosa mai. Quindi vuol dire, quindi poi ognuno fa le statistiche. Allora ho chiesto alla signora Rispoli, che è il coordinatore delle Legambiente a Savona, quindi è la persona che nel suo settore elabora queste indicazioni, di spiegarci come le contano, come le raccontano, come le valutano, e quindi dove siamo messi, sempre con l'idea di confrontarci con gli altri, perché come abbiamo fatto con il prima, l'altra volta abbiamo parlato del prima degli altri, cioè sempre il confronto. Dobbiamo crearci i riferimenti, cosa che a volte ci rifiutiamo anche di fare. Signore, alla prossima volta. Nell'ambito della comunicazione, che qui non c'è, del confronto, del regalo, il regalo ce ne so, questa capacità di comunicare dal Politecnico in modo B, che fa vedere cosa combina per il territorio, e non ho la capacità di trovare quello che è qui di impatto per il territorio, sono altro che abbiamo. Grazie.